visto, ecco. Vengo un attimo, un applauso incoraggiante insieme col baffo che è stato scelto casualmente. Se volete recuperarvi anche il pupazzo, dove andate il pupazzo? Lanciate. Sì, divertiamoci così, vabbè, lancia, lancia. Eccolo. Ecco, piano e non corre, anche perché l'altro giorno amico correva è caduto, si è sbucciato un ginocchio e se l'è mangiato. Ecco, se vuole avvicinarsi, scusi se l'ho svegliata, se vuole recuperare il pappagallo, eccolo qua, che uomo, oddio, vabbè. Buonasera, ecco, se si vuole gentilmente accomodare sulla sedia, si chiama? Roberto? Sì. Si abbottona? Sì, abbottoni, venga. Rilassato, si dia un contegno, perché il primo gioco sarà col signore. Vedo che anche lei non disdegna, però ecco, allora, se si avvicina un attimo. Allora, conosciamo il nostro amico, lei si chiama? Angelo. Angelo, la luce è tutta a posto, allora Angelo Svolazzi, venga qua. Signor Angelo, qua un mazzo di carte, come si vede chiaramente, sono 52 carte da gioco. Vuole mescolare? No. Bravo, sono 52. Vuole tagliare? No, bravo. Angelo. Allora, Angelo. Lei sa cos'è la telepatia, la trasmissione del pensiero? Lei dovrà prendere una carta, io non voglio assolutamente influenzarlo, ok? Scelga liberamente quella che vuole, prego. Angelo. Ah, lei dice che si vede, certo, perché quello che lei vede qui è quello che avviene dietro, certo. Lei daremo dei sedativi. Angelo, c'è la telecamera, quello che vede là. Vede, guardi Angelo, vede? Guardi. È quello che avviene nella telecamera, quindi non si vede dietro. Cioè, non è che da dietro si vede... Di che tipo di droga fa uso lei? No, sì, allora prendo una carta, seriamente, signor Angelo, non me la faccio vedere assolutamente, non la mostri alla camera, né la mostri a nessuno del pubblico, la guardi solamente lei, non la metta nella zona denuclearizzata, la guardi solamente e la metta in tasca, che è questa feritoia che le hanno costruito, questa, ecco, perfetto. Allora, signor Angelo, adesso arriva la parte importante, lei adesso è questa platea di circa 3.000 persone, ok? Lei dovrà scegliere una persona che dovrà rimanere al posto dov'è, che dovrà solamente alzare il mano, però sarà scelta lei, perché cioè farà questo esperimento di telepatia, lei sa cos'è la telepatia, no? La trasmissione del pensiero, questo è che dal nulla partono e si snodano nell'etere. Lei è divertito? Eh? Tutto a posto? Sì. Tranquillo. Allora, adesso andiamo alla signora Angelo. Scegliamo questa persona, uomo, donna, il più lontano possibile, una persona che non conosce. Stasera deve fare questa scelta, se la sceglie abbastanza lontana. Uno a caso, però qui a Genova, uno a caso. Un ragazzo, ma sono lì. Un ragazzo, sono i suoi gusti, quello che vuole, un ragazzo. Un uomo, una donna, un ragazzo, vuole accomodarsi, vuole sedersi, un ragazzo da lì in mezzo, uno là, no? È giù. Deve scegliere, deve indicare esattamente una persona. Sì, esattamente. Lei è carabiniere, no? No, deve. Nostri amici, no. Allora, no, serve, scelga il più lontano possibile. Ecco, no, calma, il più lontano, scelga. No, non lo deve conoscere, Uno con gli occhiali, dai. Ma che dice questa parolaccia? Uno con gli occhiali. Ah, uno con gli occhiali, ecco. Il primo con gli occhiali. Il primo, quel ragazzo con il cappelletto là? Quel ragazzo lì. Può alzare la mano, per favore, lei. Ecco, buonasera. Si chiama? Parliamo scialta. Non sentiamo, Marco. Grazie, Franco. Allora, adesso, Franco... Tenteremo di alzi la mano in modo che la riconoscano, che lei è là. Lei adesso, signor, si mette in direzione di Franco. Lei dovrà trasmettere al nostro Franco la carta che ha scelto, ok? Però seriamente, signor Angelo, senza dire nulla, ma solamente con la posizione di telepatia, ossia con forzamento la posizione di telepatia che è questa qua, guardi. Ecco, se si pone un attimo gentilmente, ecco così, rilassato, un po' bove così. Ecco, signor Franco, lei cerchi di avere una visione chiara di una carta audio, ok? Non lei trasmette, ok? Lei riceva, il signor Angelo trasmette, il signor Franco riceve. Ancora qualche secondo. Ok. Autovolino, lei un tex, qualche cosa, no? Quando ha finito me lo dice, eh? L'importante è che non si abita perché è una questione di nome. Ah vabbè, no. No, tranquillo, sì, abbiamo fatto questa maffina, signor Angelo, però spero che lei non conosca il signor Franco. No, l'ha scelto a caso. Ora, il signor non ha detto la carta, anche perché non si sentirebbe, non è il microfonato. Adesso un altro di silenzio perché è importante conoscere questa cosa. Signor, alzi la mano se vuoi farsi conoscere. Lei parla a voce molto alta in modo che la sentono tutti, Provi a dire al mio 3, non ha detto la carta, non l'ha detta a voce, no. Provi a dire una carta, dico, ho avuto una visione più chiara. 1, 2 e 3, dica. Dici i fiori. Non ci credo. Ma come che culo? Faccia la carta! È un miracolo! Non l'ha detta? Verbalmente?
la solamente trasmessa. Beh, un grande applauso allo segno telepatico che torna con la cosa. Grazie al nostro Angelo. Togliamo gli oggetti che sono serviti per il gioco. E andiamo a noi. Allora, andiamo a noi, prego, si alzi in piedi, signor Roberto. Allora, non facevi scongiuri. Allora, signor Roberto. Ma cosa nascondere, socialista? No, rilassato. Allora, signor Roberto, adesso lei, abbiamo fatto diciamo due cose. Lei è stato scelto da lancio casuale di un oggetto, invece il nostro angelo è stato preso. Abbiamo fatto l'esperienza di telepatia, adesso con lei l'altro. Io ho qui un tavolino, come vede chiaramente. Annuisca? Sì. Annuisca? Sì. 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 Apriamo il cassetto e cosa c'è nel cassetto, signor Roberto? Fantasioso? Un pacchetto di sigarette, vizioso, no, c'è un mazzo di carte. Prenda l'astuccio, signor Roberto, apra l'astuccio, che è un Campari, apra, è un mazzo di carte. Ah, un mazzo di carte, così, e metta l'astuccio in tasca e mi dia le carte. Alle tasche cuscite, no, allora, un mazzo di carte nuovo, si presenta picche, quadri, fiori e cuori in sequenza dall'asso al K, più i due jolly, ci servono i due jolly, no, ci servono? No, 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 non ci servono i due jolly, no. Poi c'è la carta quella del punteggio del bridge, ci serve? No, non ci serve, perfetto. Zuccherino, rimango con le 52 carte a gioco. Diamo una mescolatina alle carte. Si rompe. Così, volete... No, io la voglio. Un attimo, poi gliela darò anche lei. Vuole tagliare gentilmente? Sì, il mazzo era qua, ma non è importante. Ha ragione, il mazzo era perfettamente mescolato. Signor Roberto, adesso scelga liberamente, come prima ha fatto il nostro angelo, lei scelga adesso liberamente una carta, prego. No, due. Una, mi scusi, no, non si appiccica. La guardi, non me la faccio vedere e la mostri a tutto il pubblico, bene. Che fa? Girando tutta la mano per mostrare la carta? Lei invece che carabiniere. No, ah no, perché ha girato. Ecco, la guardi, ha fatto? La faccio vedere anche là? Ha fatto? Ecco, la metto qui accanto al disastro e adesso metto le 51 carte che lei non ha scelto, tutte a faccia in alto sulla tavola. Lei deve inserire la carta in mezzo al mazzo, la faccia in basso, in modo che sia l'unica carta ad essere votata di questo mazzo di carte. Quindi avremo 51 carte a faccia in alto, la sua Roberto scelta a caso al lancio del tuo mazzo a faccia in basso. Sì. Solo la carta al contrario, ma in modo che tutto sia regolare, signor Roberto Mesco, prego. Sì, me ne faccio 100 grammi fino, però. No, signor Roberto, mescoli, è un mazzo di carte, mescoli. Sa fare quelle fioriture, provi, magari. No, per... Brava, allora adesso il mazzo perfettamente mescolato e tagliato al nostro Roberto. Questo è un altro. Vede? Ricostruisce il partito? No, rilassato. Solo una carta è al contrario, quella che lui ha scelto. Mi ridà l'astuccio, signor Roberto? Grazie, mettiamo le carte dentro l'astuccio, chiudiamo il flap, prendo all'estremità adesso. Tiriamo, adesso abbiamo un mazzo di carte giganti che ho qui. Quindi questa non è una paresi, no, allora e metto nella valigia. Adesso per dire, signor Roberto, lei è stato scelto dal lancio del pupazzetto. Adesso vorrei sapere, per la prima volta qui un mazzo di carte, qual è quest'unica carta che lei ha scelto tra 52 carte da gioco, ha messo rivoltata unica, dico unica al contrario, a faccia in basso, in questo mazzo di carte, qual è? La dica, quella che ha scelto ha messo rivoltata. L'asso di cuori. Come? L'asso di cuori. L'asso di cuori? Sicuro? Sì. Stia molto attento alle mie mani come voi tutti. Io apro l'associo con due dita e tiro fuori tutte le carte da gioco. Come vedete, tutte le carte sono a faccia in alto, ma ce n'è solamente una al contrario a faccia in basso. Vuole prendere a lei stesso l'unica rivoltata, per favore? La vuole guardare? La vuole mostrare a tutto il pubblico, per favore? L'asso di cuori! La ringrazio, grazie Roberto, ringrazio anche Angelo e ciao a tutti da Francesco Scimemi, ciao! Signori Scimemi, bravissimo Scimemi, grazie! È veramente sorprendente, un personaggio veramente molto particolare.